un ragazzo, Lucerino, 18 anni, all'altezza di Piazza Cavour, che presentava una serie di ecchimosi al volto, tanto da richiedere l'intervento del 118. Verrà condotto in ospedale e presso l'ospedale appunto si inizierà a constatare la situazione particolarmente critica del giovane Lucerino, che presentava una frattura alla mandibola, edema con emorragia al collo e l'aspetto più inquietante, che presentava un foro all'altezza della nuca, tanto da poter riscontrare attraverso gli esami vari clinici la presenza di un corpo estraneo all'altezza della mandibola. E naturalmente veniva immediatamente d'intesa con la struttura della Repubblica di Foggia, con il procuratore Torbaccaro e il sostituto di turno, la dottoressa Alessandra Fini, veniva avviata immediatamente un'attività di accertamento dell'indagine. Quindi, tenendo conto che le uniche frasi che il ragazzo, perché poi cade in uno stato appunto di motivo verrà sedato, e riferirà però ecco che era stato aggredito da un addetto alla sicurezza, da un buttafuori nei pressi appunto del Domus, e naturalmente quindi dal Domus parte l'attività di indagine della squadra mobile.